Belli, belli, quanto mi voglio bene. Oggi è sabato 18 aprile e guardate, so contenta proprio, quanto so contenta. E oh, scommetto che mi state a guardare sti dopeli sotto gli sciuccichi, che me pozzinello, mi ci ho acchiappato, e lo fatto è che tutta la roba per depilarsi l'ha consumata Vittoriuccia, tutta, 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 e a me non mi c'è rimasto niente, e cosa fa? E questi chi crescono, e a voglia si crescono. Guglielmo mi ha fatto, dice, vie cà, lo sa, vie cà che te li corcio con i forbici potatori. Fermo lì, l'ho detto, e non te avvicinare, che urlo, perché quello lì sicuramente se voleva vendicare, sì, se voleva vendicare quando per tagliarle i capelli l'ho tagliato l'orecchia e per tagliarle l'ogna dei piedi l'ho tagliato un dito, e che sarà mai tutta questa esagerazione? E poi mica ho fatto apposta. So contenta, vi dicevo. Ah, sì, perché Ottaviuccio ha mandato diverse fotografie a Vittoriuccia, la principessina di casa, non solo, ma l'ha scritto pure una poesia. Oh, guardate! E quello saputo de Guglielmo, appena visto le fotografie, ha detto, dice, Rossà, a me mi parono tutti i fotomontaggi. Oh, Dio mio, ma come si fa a dire queste cose? Disgraziato, e mi ho fatto l'esperto degli fotomontaggi. Ma quali fotomontaggi? Ma mo, bo, ve li faccio veda, ve li faccio veda, mo, e ve faccio sentire pure le parole che dolci che sto cristiano ha detto a Vittoriuccia. Guardate, giudicate voi se so fotomontaggi. Tiè, guardate, tiè, guardate, oh, tiè, guardate, guardate. Guardate se questi chi sono fotomontaggi? E che? I fotomontaggi, secondo lo saputo, delinquente birbaccio che è un tussiantro. Oh, ma vi faccio sentire pure le parole. Cadumma pittura come altruista e amorosa e più possibilmente rispettosa dinanzi allo padre tuo, Vittoria, che mi perdonerai lo scatto, ma mi pare un padre padrone. E certo. Ha già scritto in un poco di verse strette che sono in onore tuo e che vaga a pronunciarteli. L'amore mette Caprerola e sa chiamasse Vittoria. E quando rimescolo la ricotta, mi immagino le morbide labbra sue. E quando catasto la forma dello cacio, mi sogno lo primo bacio. E quando la sera che rimetta le pecore all'ovile, me la figuro dinanzi a me, in tutto lo suo stile. Fortissimamente tuo, Ottavio! Sant'Antonio mio, ma avete sentito che sentimento? Ah, e ha capito tutto de Mipo, che so buona, gentile, e che Guglielmo è un birbaccio, tutto ha capito. Vabbè, allora sentite, mo se risentimo la prossima volta, però mi raccomando, continuate a stare lì in casa, non ve muovete, come facemo noi, non se muovemo da casa. Pure Guglielmo non se muove da casa. E infatti io son un po' nervosetta, son disgraziato.